Mediante una sentenza del giudice di pace del Tribunale di Belluno è stato accolto il ricorso avanzato da un gelatiere 26enne zoldano, poi trasferitosi in quel di Limana e che proprio per esercitare la sua professione vive svariati mesi all'anno in Germania, sanzionato in febbraio con una multa di 712 euro dai carabinieri di Belluno in quanto sarebbe stato sorpreso a circolare con un veicolo immatricolato all'estero pur essendo residente in Italia da oltre 60 giorni. Norma introdotta dal decreto sicurezza in vigore dal dicembre 2018. Il sequestro, previsto anche questo dalla norma, non sarebbe stato eseguito per questioni tecniche. Un ricorso accolto con entusiasmo dal giovane interessato e dal suo avvocato, ma anche dal sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. La sentenza del giudice di pace Schioppa sicuramente rappresenta un precedente importante. Nelle motivazioni vengono citati aspetti che secondo noi sono determinanti, in particolare si parla chiaramente della possibilità che una persona possa avere più residenze, questo aspetto è imprescindibile e quindi sottrae di fatto alla sanzione tutti quei gelatieri o comunque chi svolge un'attività stagionale che di fatto risiedono in due paesi. Quello in cui sono nati e passano le vacanze e quello in cui naturalmente lavorano. Poi si mette in evidenza come il tema AIRE di per sé non possa essere risolutivo circa il tema targhe, perché intimare o spingere qualcuno a iscriversi all'AIRE per evitare di essere sanzionato per una targa estera è fortemente discriminante e soprattutto queste persone non ne hanno i requisiti. Quindi noi siamo sicuramente soddisfatti, io ringrazio in particolare Nico Gavazza e la sua famiglia per l'impegno che si sono assunti nel ricorrere contro questa sanzione. Ci auguriamo che la politica ne tenga conto e che di qui in avanti vi possa essere un atteggiamento di maggior comprensione.